La classifica sorride con gli attuali 68 punti e dall'esterno l'impressione è che solo il Bari possa perdere questo campionato. Gli scaramantici possono toccare ferro, ma il cammino di Antenucci e compagni non è così difficile da interpretare. Il programma propone tre incroci con squadre piccole prima di impegni più probanti nelle ultime giornate. Dopo il successo nel turno infrasettimanale contro la Juve Stabia, il Bari domenica sarà ospite del fanalino di coda Vibonese. Successivamente spazio per il derby del San Nicola con la Fidelisandria e per la trasferta di Latina. Nel calcio la carta vale zero, ma volendo fare una previsione, il pollice può andare verso l'alto. Fare bottino pieno in queste tre gare potrebbe valere già la matematica. Sono 10 infatti i punti che separano il Bari dal Catanzaro. I calabresi ci proveranno fino alla fine, ma dalla sconfitta di Monopoli in poi la squadra sembra aver perso qualche certezza e la superiorità degli uomini di Mignani nello scontro diretto del Ceravolo è stata piuttosto netta. Le prossime tre giornate dunque potrebbero già essere decisive. Chiudere i giochi in anticipo eviterebbe alla prima della classe il saliscendi delle ultime giornate con Avellino in casa, Taranto fuori e Palermo al San Nicola. La data segnata in rosso è quella del 3 aprile, dove ad attendere il Bari c'è il Latina, proprio quel Latina che nel 2014 mise una pietra tombale sulle ambizioni di Serie A della formazione biancorossa, quasi uno scherzo del destino. Il cerchio però potrebbe presto chiudersi.